ed io guadagnerò il mio regno. Perché vestirà di nudi e nel cammino stiamo mettendo una tunica, finisce con la tunica del lino puro del battesimo, vestendo la nostra nudità. Cristo attraverso il cammino ci sta vestendo della sua vita immortale. Allora cantiamo adesso in risposta a questa parola, la della seconda epistola ai Corinzi. Dice San Paolo che lo stesso Dio che ha detto sia la luce con la parola, e la luce fu, lo stesso Dio ha detto al nostro cuore, dalle tenebre rifulga la luce, dalle nostre tenebre, e colui, lo stesso Dio che ha fatto rifulgere nei nostri cuori la conoscenza della sua gloria. Ossia che questa stessa sera Dio stesso va a far risplendere la sua luce dentro del nostro cuore. Dice lo stesso Dio che disse dalle tenebre fuga la luce, è colui che ha fatto riflettere nel profondo dei nostri cuori la conoscenza della sua gloria, che è sul volto di Cristo. Ma noi portiamo questa conoscenza della sua gloria, questo tesoro, in un vaso di creta. In un vaso di creta, di barro, affinché sia manifesto, chiaro a tutti, che lo sublime di questo amore che c'è in noi non viene da noi, viene da Dio. Chi predica se stesso non è mai un apostolo, è un idolatra. Per questo dice, siamo tribolati da ogni parte, ma non messi alle strette, perseguitati, ma non mai abbandonati, abbattuti tante volte, ma mai annientati, portando sempre nel nostro corpo il morire di Gesù, affinché sia manifesto in noi la sua risurrezione. Che cos'è la luce? Cristo crocifisso. Io parlerò di questo, fratelli. E lo dice anche San Paolo, siate la luce. Che cosa significa essere la luce? Ha detto Pietro, da parte del Signore Gesù Cristo. Voi siete la luce del mondo. Che significa essere la luce? Che cosa è la luce? Ha detto Carmen. Che cosa? Dio è luce. Ma che cosa significa questo? Di che luce si sta parlando? Di che luce? Eccola. Guardate un momento. Allora. Ecco la luce. Abbiamo portato un Cristo dorato, per immagini un po' della luce. Ecco la luce, Cristo e Cristo crocifisso. Questa forma di amore è la luce al mondo, che illumina il mondo, che trasforma l'universo, che contiene tutte le cose. Le nubi portano l'acqua e l'acqua cade e muore a se stessa dissetando noi.
questa luce che è Cristo crocifisso che si dona totalmente, e Dio stesso. Il mondo era pieno di tenebre, gli uomini obbedendo al maligno si avevano diventato opachi, neri, egoisti, ciascuno vivendo per sé, pieno di sofferenza. Ma Dio ha inviato il suo figlio per ridarsi la luce. Dio è luce, in lui non c'è tenebra alcuna. Abbiamo ascoltato chi ha letto Carmen. Siamo oggi invitati a divenire luce, luce. E che cosa è questa luce? Dice San Paolo, portando sempre nel nostro corpo il morire di Gesù. Che cosa è il morire? La forma di morire di Cristo, cioè la, portando nel nostro corpo l'essere costantemente crocifissi. Dice San Paolo, per la tua causa, Signore, siamo tutti i giorni pecore da macello, tutti i giorni siamo portati. Fratelli, abbiamo un unico problema con il cammino neocatecumenale. Ascoltatemi, ascoltatemi bene. Ma veramente, attraverso del cammino neocatecumenale, se dà l'uomo celeste, l'uomo nuovo, un uomo che ha dentro vita eterna. Non stiamo giocando a fare un movimento, non stiamo giocando a niente di questo, né a fare associazioni, né gruppetti nelle parrocchie, di nulla. Io non darei la mia vita per questo. Stiamo giocando, ci rendiamo conto di che il mondo di oggi è in crisi profondamente, perché è in crisi l'essere cristiano. Che cosa è essere cristiano oggi? È fare opere sociali soltanto? Il demonio è riuscito a chiudere il cielo. Non c'è più escatologia. Il Papa ha detto una frase profetica, forse del suo testamento, quando ha detto: vous êtes les bâtisseurs de la cité éternelle, par milliers de la cité terrenne. Pas nous a dit de faire ici la cité éternelle. Attention! Non si tratta di qui di fare un mondo migliore qua in questo senso, sino di mostrare al mondo un'altra cosa. Voi siete i battiservi, vuol dire, gli edificatori della città celeste, della Gerusalemme celeste, e sì, qui, in mezzo al mondo, che è una luce che presenta il cielo, di forma che noi siamo gli uomini pontifes, ogni cristiano è un ponte al cielo, alla vita eterna. Oggi si niega tutto lo celeste, tutto lo celeste. Questo è l'attacco più profondo e più terribile del demonio dentro di tutte le società. Ma veramente tu sei un uomo celeste? Veramente noi abbiamo dentro, abbiamo ricevuto da Dio, della sua natura, Dio luce, la sua natura di luce. Che cosa è la natura divina? Eccolo, Cristo e Cristo crocifisso, eccolo. Ma veramente a te ti ha dato della sua natura? Mostralo, non parliamo più di stupidate, mostralo. Il catecumenato della Chiesa primitiva era una cosa reale. Paolo parla di che i cristiani dovevano dimostrare che avevano ricevuto la fede, che è un dono gratuito, dono celeste, virtù soprannaturale, che l'avevano ricevuto da Dio perché facevano opere di vita eterna. Dio ti ha chiamato
per divenire luce. Però attenzione, la chiamata divina è un dono gratuito, gratis, gratis. Non ti ha scelto perché sei meglio che nessuno, ti ha scelto perché ha voluto. È molto semplice. Abbiamo veramente nella nostra vita opere di vita eterna. E quali sono queste opere di vita? Ma è un pragmatico, vamos a parlare chiaramente. Ecco per quello si capisce la parola di San Giovanni, che è molto pragmatica. Chi non ama così non tiene la vita eterna dentro. Dice San Giovanni che chi detesta a un fratello, uno qualunque, sapete che è un assassino. Nessun assassino ha dentro vita eterna. Molti siete qua. Se voi detestate, odiate, non sopportate un solo fratello, non avete dentro questa vita immortale. Perché? Perché se odiamo a qualcuno non abbiamo la vita di Cristo, non abbiamo la luce. Perché la luce è l'amore all'altro malvagio, amore al nemico. Nemico chi ti odia, chi ti detesta, chi ti tradisce, chi ti inganna per di dietro. Allora, chi ha questo, chi, tu hai un fratello, un amico, uno che ti sta facendo una cosa cattiva e tu te per difenderti lo detesti, lo odi perché ti ha diffamato, eccetera. Allora tu non hai dentro di te questo amore, che è una novità assoluta nel mondo. E la croce di Cristo finiscono tutte le guerre, tutte. L'amore all'altro, anche se l'altro è malvagio. Ma questo tocca un punto gravissimo, la giustizia. Tu ti troverai con un problema, il tuo senso di giustizia, perché ti stanno facendo una ingiustizia. E credi che prima hai che fare giustizia. Allora ti giustifichi odiandolo, detestandolo, non parlandone, facendole la guerra, in nome della verità e della giustizia, della tua giustizia. Ma è venuto al mondo la giustizia della croce. Non è fondamentalismo. Ci attaccheranno. Il demonio, qual bestia ruggente, sta sotto di voi. A ogni mia parola rugge. Sentitelo. Sentite il ruggito della belva che non sopporta le mie parole, che vi ha ingannato con la giustizia, che vi invita a non prendere questa giustizia, alla giustizia del pugno, non la della croce. Cristo ci invita a prendere, a seguirlo. Noi siamo cristiani, altri Cristo, ci dà della sua natura. Per questo dice San Paolo, portiamo sempre nel nostro corpo ogni giorno la forma di morire di Cristo. Come muore Cristo crocifisso? Vuole dire che costantemente San Paolo si trova dilaniato, calunniato, deriso. Per questo dice, portiamo questo amore in un vaso di creta, insultati rispondiamo con bontà, calunniate da tutti rispondiamo con amore, schiaffeggiati siamo i condannati a morte, di forma che quando noi moriamo il mondo riceve la vita. Ma fratelli, questo non è un masochismo, non è una religione lugubre, anzi. Dice San Paolo che c'è più gioia in donare che in ricevere. È la possibilità che Cristo ci dà di donarsi totalmente, come ha detto Carmen. Quella proprietà che ha la luce di riflettersi tutta, non rimanere in sé niente. Il fatto di donarsi assolutamente fino alla morte, fino al martirio. Ma questo entra dentro anche della provvidenza divina.
Porque Dios está llamando la su Chiesa a una nueva evangelización, de una nueva forma. ¿Cómo? Così. Così. Questa urna dove c'era il teschio de Brebeuf e la Madonna sopra che ci ha detto fate piccole comunità come la Santa Famiglia di Nazareth è una sintesi. Guardate che la Chiesa primitiva ha evangelizzato l'Impero Romano con un barbarismo, con un paganesimo, comunità piccole, come erano i primitivi cristiani. Non avevano un culto pubblico, né templi, né grandi chiese, si radunavano nelle case, però avevano una cosa grande, Cristo. E come un pugno di comunità nelle case, come è possibile? Oggi sta pieno di sette il mondo, attraverso di una opera che Dio ha fatto. È impossibile che gruppi piccoli di comunità possano convertire l'Impero Romano. O possano convertire tutto il Mediterraneo. Dio ha fatto una opera per questo. Quale? Questa. Questa. Questa opera. Questa. Che cosa dice questo? Quando si accende una luce, non si accende una luce come è il cammino neocatecumenale, una luce, per metterlo sotto il tavolo. O sotto l'armadio si accende una candela, una forte candela, perché non c'è tenebra, e si mette sul candelabro. Allora la Chiesa primitiva è stata messa su un candelabro. Quale? La persecuzione, migliaia di calunnie, menzogne che la belva, la bestia che domina questo mondo diceva contro i cristiani, che erano antropofagi, che erano miserabili, li odiavano tutti. Dice la lettera di Ogneto del primo secolo, tutti ci odiano. Perché ci odiano tutti? Che facciamo di male? Ci riuniamo in una casa a celebrare la parola di Dio, ci riuniamo la domenica a celebrare l'Eucaristia. A chi facciamo del male che ci odiano tutti? Tutti ci odiano. Ma chi ci conosce ci converte, dice la lettera, una lettera del primo secolo. Questo candelabro è stato enorme, impressionante, la persecuzione, perché attraverso della persecuzione, che vuol dire che ti mettano in croce, si vede, lì non c'è trappola, non c'è falsità, lì si vede se tu veramente hai ricevuto dentro vita eterna o no. Perché il che non tiene dentro vita eterna se la squaglia, come un vegliaco, non se lascia crocifiggere, non vuole mostrare nessuna luce, sta nel cammino cercando se stesso, non importa niente di nessuno. Per questo, fratelli, vi profetizzo la persecuzione, ma non ci tireremo indietro. Non ci tireremo indietro. Chi vuole andarsene a casa, che se ne vada. Chi si vuole andare a casa sua, noi sappiamo che nel momento in che arrive forte questa cosa, calunnie orribili diranno di noi, del soldi, del sesso, inventeranno tu come fa la belva, la bestia, che non sa altra cosa fare che mentire. Il demonio menzognero dal principio. La felicità è nel momento più cruciale, fratelli. La fede è un combattimento tutti i giorni, vero? Anche oggi. Domani di nuovo il combatte. Per questo quando voi riceverete la veste bianca, rinnoverete le promesse battesimali e direte rinunzio a te, Satana, perché ogni giorno sei preso di fronte a questa seduzione del demonio. Lo stesso Dio che disse dalle tenebre rifulga la luce, e colui che rifulsono i nostri cuori
per far risplendere la conoscenza della sua gloria.